ad Halloween c'è l'usanza che tutti i bimbi escono mascherati e vanno casa per casa, bussano il campanello e cosa dicono mamma? Dolcetto scherzetto. E quindi andiamo a preparare dei buonissimi dolcetti per questi bimbi. Faremo dei muffin alla zucca con gocce di cioccolato. Ci servirà della zucca tritata, farina, gocce di cioccolato, delle uova, del lievito per dolci, zucchero bianco, zucchero di canna, fecola di patate e olio di semi di girasole. Vai Alfredo, andiamo a fare subito questi dolcetti. Ok. Apriamo le uova. Amore, ti faccio frullare le uova. Vai. Vai Alfredo, battiamo le uova. Sempre continuando a frullare, aggiungiamo man mano tutti gli ingredienti. Andiamo con lo zucchero, vai mamma. Lo zucchero. Vai. Aggiungiamo la fecola di patate. Vai, Alfredino, prendi la fecola di patate, vai. Sì, vai dentro, vai. Bravissimo. Aggiungiamo l'olio. Aggiungiamo la farina setacciandola. Vai Alfredo, gira, mamma. Vai, vai. Vai, vai, gira un po' mamma, dai. L'ho spaccato, ma solo un po'. Quando la mettiamo quella da laggiù? Quella va per ultima, mamma, quello è il lievito. Adesso andiamo a setacciare il lievito pan degli angeli, o un qualsiasi lievito per dolci, va bene. E se vedete che l'impasto è troppo duro, potete aggiungere anche qualche goccia di latte. Aggiungiamo la zucca tritata. La potete anche grattugiare. Vai, vai. Aspetta, mamma, ti aiuto io, dai. Io non c'ho molta forza, me. Non c'è la forza per girare, non c'è la forza per giocare a calcio. Mamma mia. Per ultime aggiungiamo le gocce di cioccolata. Sapete Dio! Vai! Assaggiamo! Dai, assaggiala e puoi buttare dentro, mamma, vai! Via tutte dentro! Wow! Sì, vai. Ecco qua. Ma come diventerà? Ed ora andiamo a mettere l'impasto nei pirottini, che vanno sempre riempiti per i tre quarti. Mi raccomando, non riempiteli fino all'orlo. L'impasto è pronto per i pirottini. Alfie, lo vogliamo assaggiare? È buonissimo. Vai, andiamola a mettere nei pirottini. Alfredo, ma tu hai imparato una poesia di Halloween, ce la vuoi dire? C'è? Una zucca luminosa. Un pochino. Rispettosa. Che fa tutti gli scherzetti per mangiare tante dolcette. Eccoli qui i dolcetti. I
nostri muffin sono pronti ed ora via in forno a 180 gradi preriscaldato. Io uso il ventilato, quindi se fosse troppo forte potete anche abbassare un po' la temperatura. Dovranno cuocere all'incirca 10 minuti e un quarto d'ora. Sono trascorsi quasi 15 minuti e i nostri muffin sono pronti. Eccoli qui. Li lasciamo raffreddare almeno una decina di minuti e poi li andiamo a sformare dai loro pirottini. Sono pronti i nostri dolcetti, quindi bambini potete venire alla nostra porta e bussare per dolcetto scherzetto. Anche Alfredo è pronto col cestino delle caramelle. Ed ecco i nostri muffin per voi. Per realizzare i muffins dolci alla zucca ci serviranno 250 g di zucca tritata, 2 uova, 150 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero bianco, 150 g di olio di semi, 70 g di fecola di patate, 250 g di farina, una bustina di lievito per dolci e 100 g di gocce di cioccolata. La nostra puntata dedicata alla festa di Halloween termina qui. Io spero che le mie ricette vi siano piaciute, sono come promesso facili e gustose. E io vi ricordo che le potete trovare tutte sulla pagina Facebook ed Instagram La Cucina di Casa Patuzzo. Seguiteci, mi raccomando. E allora, Alfri, happy Halloween! Happy Halloween! Arrivederci! Ciao! Ciao, arrivederci!